Alexei Miller, l'amministratore delegato di Gazprom, ha dovuto ammetterlo. Crollo delle esportazioni di gas del colosso petrolifero russo. Esclusi i paesi della comunità degli stati indipendenti, l'export di Gazprom è diminuito del 45,5% nel 2022, scendendo a 100,9 miliardi di metri cubi. L'estrazione di gas è di fatto diminuita del 20%. Secondo Gazprom, la stragrande maggioranza delle perdite è dovuta ai paesi europei che hanno rifiutato di fare affari con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Nonostante ciò, Gazprom esprime ottimismo per un futuro aumento della domanda di gas in Asia, innanzitutto in Cina e in India. Questo lunedì il prezzo all'ingrosso del gas naturale in Europa è sceso a livello più basso da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Alla borsa di Amsterdam è stato quotato poco più di 74 euro. All'inizio di dicembre la Russia ha avviato l'estrazione di un nuovo giacimento di gas nella Siberia meridionale, vicino al lago Baikal. Il giacimento di Kovitka è il più grande finora scoperto nella regione siberiana.